Marek Edelman, lei è stato un comandante nel ghetto di Varsavia. Lei li ha visti andare in silenzio e so che si è interrogato su quel silenzio, se fosse viltà, rassegnazione o invece dignità. Terrore, ma un grande terrore che distrugge la forza dell'uomo. Se per 4 anni le persone non hanno niente da mangiare, vengono picchiate, umiliate, sono considerate di seconda categoria, allora non esistono e vedono che hanno a che fare con una forza superiore a loro. Allora non vedono la possibilità di combattere, perché capiscono che si può combattere solo con la forza. E la forza nel ghetto non c'era. Ogni dittatura, ogni fascismo non scompare con la forza del pensiero, con una carezza sulla testa, con le belle parole. L'unica cosa di cui ha paura è la forza, perché lui stesso opera con la forza e la considera ciò che lo mantiene al potere. E fino a che sono forti, hanno il potere. Tutte le rivoluzioni sorgono quando la dittatura si indebolisce. E questa è la storia dell'umanità. Lei, sopravvissuto miracolosamente, si è definito un custode delle tombe del suo popolo. Ma a cosa serve un custode? Perché qualcuno provi dispiacere quando lo guardo negli occhi. Voglio fare dispiacere a questi che sono fascisti, sciovinisti, che sono contenti che gli ebrei siano morti in Polonia. Hanno vergogna di guardarmi negli occhi. Hanno paura di me. E questo mi fa piacere. Perché non hanno paura di me, ma della democrazia. Sanno che il fascismo ha perso. Un testimone come lei è amato nella Polonia di oggi oppure è più temuto? Non è più di moda uccidere gli ebrei. Neanche i fascisti lo dicono. Neanche quelli dei movimenti ultranazionalisti dicono che vogliono uccidere gli ebrei. Loro vogliono solo che gli ebrei non abbiano il potere. E questa è una malattia mentale. Ma gli ebrei non ci sono più in Polonia. Di che ebrei hanno paura? Fa niente. Non hanno paura degli ebrei. Questa è politica e antisemitismo. Perché ogni dittatura deve avere un nemico. E se non c'è, bisogna inventarlo. Allora hanno inventato gli ebrei. In Polonia ci sono 3-4 mila ebrei su 38 milioni di abitanti. Che influenza possono avere sul governo? Loro dicono che si sta male perché ci sono gli ebrei, che rubano, prendono tutti i soldi, eccetera, eccetera. È un'idea molto primitiva, ma quando l'economia va male bisogna spiegare perché. E allora dicono che eliminando gli ebrei andrà bene.